Il raduno si svolgerà a Tricarico dal 2 al 4 giugno, le novità sono tante, sia con riferimento proprio alla struttura dell'evento che con riferimento ai partecipanti. Quanto alla struttura, lo abbiamo spalmato, diciamo così, su 3 giorni con eventi che si susseguono partendo dal 2. Il 2 sera ci sarà la sfilata dei costumi tradizionali lucani, che non sfilano da tanto tempo, e ci saranno inaugurazioni di mostre e proiezioni di documentari relativi all'argomento delle maschere, dei mascheramenti, delle tradizioni e dei riti e delle loro origini. Il 3 ci sarà un convegno molto importante che si svolgerà sul Palazzo Ducale nel pomeriggio per l'appunto del 3, e la sera ci sarà già la prima possibilità per i visitatori di conoscere da vicino i gruppi delle maschere. Alcuni gruppi faranno le loro performance, le loro pantomime, che sono un po' più lunghe e che non potrebbero essere fruite appieno il giorno successivo in occasione della sfilata. Appunto il 4 sarà la giornata clou in cui sfileranno tutti i gruppi partecipanti. Siamo un numero di 20 gruppi che provengono dall'Europa e dall'Italia, da ogni parte d'Italia, da nord a sud, partendo dalla Sicilia arrivando in Lombardia. Siamo Mentre per quanto riguarda l'estero, diceva che l'estero ci sarà un gradito ritorno. Avremo come madrina la cantante Paola Mitrache, in arte Aiduci, che porterà con sé un antico costume della Romania, e arriverà un gruppo di 10 ragazzi da un paese della Spagna, ai piedi dei Pirenei, pensate, di 90 abitanti, che hanno delle maschere molto simili alle nostre, anche se con qualche variante. Di solito la manifestazione si basa su finanziamenti locali, quindi con sponsorizzazioni di aziende e di attività locali. Quest'anno abbiamo avuto, nonostante la situazione, senza il direttore dell'APT, da parte di APT Basilicata, un contributo per la comunicazione e la stampa di manifesti. Per la prima volta invece quest'anno abbiamo cercato un metodo alternativo di finanziamento dell'associazione, sperimentando una campagna fondi online, il cosiddetto crowdfunding, e riconoscere ad ogni donatore che vuole donarci da 5, 10, 15 euro degli piccoli riconoscimenti. Quindi voi basta visitare therev.com/antropologico2016 per conoscere i vari riconoscimenti che diamo a tutti i donatori.